Grazie Stefano, un saluto a te e anche a tutto il team di Red Tartan. Il mio intervento, che durerà alcuni minuti, si pone l'obiettivo di provare a collocare il nuovo portale Visit Modena nell'evoluzione strategica e organizzativa dell'offerta turistica della città di Modena e anche del suo territorio. Quindi provo a sintetizzare tre momenti topici che secondo me fotografano quelli che sono stati gli step evolutivi che hanno caratterizzato il territorio, l'offerta turistica e anche l'evoluzione del portale. Questo per dare una dimensione sia temporale che strategica del nostro progetto. Primo momento strategico, Expo 2015, la città e il territorio inizia a credere e a investire sul turismo e pubblichiamo la prima versione di Visit Modena. È una versione che di fatto questo portale era un obiettivo che rispondeva all'esigenza di creare un portale turistico. Secondo momento strategico che è stato quello recente, gennaio 2021, il nuovo Visit Modena, quello attualmente pubblicato, e viene progettato, realizzato a seguito di 5 anni, 5, 6 anni di esperienza, ricordo il 2015 con l'esperienza di Expo. E viene fatto sulla base di un'esperienza progettuale, un'esperienza di risultati, di servizi forniti, che tra l'altro hanno visto una crescita a doppia cifra degli arrivi e presenze nel territorio modenese. Quindi viene fatto con un bagaglio di competenze e di esperienze molto più ampio rispetto al 2015. In questo caso, Visit Modena, il nuovo portale. È uno strumento strategico, non è più un obiettivo, quindi fa parte di una strategia locale consolidata, di un sistema regionale di promozione turistica consolidata e di fatto testata con i risultati ottenuti negli anni, ed è uno strumento che dialoga costantemente con la nostra organizzazione, quella dell'amministrazione comunale e con Modena Tour che gestisce con noi il servizio di promozione, di informazione e promozione turistica e il territorio. Quindi passiamo da un obiettivo a strumento strategico. Terzo e ultimo punto temporale che insomma fotografa l'evoluzione oggi e domani. Cos'è oggi a seguito della pubblicazione Visit Modena? È uno strumento in continua evoluzione. Ecco, questo è l'elemento, secondo me, secondo noi, assolutamente importante. Cioè, non è come nel 2015, obiettivo raggiunto, poi ci ripensiamo. È un obiettivo uno strumento strategico che è in continua evoluzione, che risponde in maniera flessibile alle nuove progettualità e anche alla evoluzione di quella che sono, la nostra offerta turistica. Questi tre punti, 2015, 2021, oggi e il prossimo futuro, secondo me, rappresentano bene quello che per noi, anche a seguito di un lungo lavoro, è stato ed è tuttora un progetto in continua evoluzione. Seconda parte di ciò che volevo consegnarvi come pensiero in questa esperienza, gli obiettivi del sito, cioè quando ci siamo circa 2 anni fa, seduti e abbiamo detto: bene, è ora di costruire un percorso, un processo che porterà al nuovo Visit Modena. Che obiettivi ci siamo dati? Ci siamo dati sostanzialmente due ordini e due gruppi di obiettivi. I primi interni, cioè l'esperienza ci ha permesso di organizzare un processo di costruzione e di progettazione. Di contenuti e ovviamente tecnologici fatto dalle persone che quotidianamente in questi anni hanno lavorato co a contatto con i turisti, sia per la parte pubblica che per la parte privata con i colleghi di Modena Tour. Questo è stato un elemento fondamentale. Lo dico perché sappiamo tutti che quando c'è un progetto che ha come obiettivo la costruzione, il rinnovamento di un nuovo sito, c'è una sorta di corsa anche in generale di un'organizzazione a voler mettere qualcosa, a voler partecipare alla costruzione di un quadro, ma l'obiettivo non era fare un quadro, una cornice o un disegno, ma costruire un processo, uno strumento strategico governato dalle persone che tutti i giorni ci lavorano. Quindi il primo obiettivo è stato quello di lavorare con le persone che lavorano con i turisti. Il secondo era quello di, fin dall'inizio, pensare al giorno dopo la pubblicazione, cioè la gestione del sito. Costruire un sito vuol dire pensare alla sua gestione, quindi essere capaci di sviluppare una strategia organizzativa
che sia capace di far gestire e far evolvere il sito. Questo, quindi anche negli obiettivi di progettazione abbiamo pensato fin da subito alla gestione. Come secondo ordine di obiettivi, quelli un po' più strategici legati agli obiettivi delle nostre politiche turistiche, delle nostre progettualità, abbiamo di fatto individuato tre ordini di ulteriori obiettivi che sono stati affiancati agli obiettivi organizzativi interni. Il primo è mettere al centro il turista. La nostra dimensione turistica, il nostro tipo di turismo ci fa dire in maniera molto sintetica e anche forse con un termine un po' abusato che noi lavoriamo con un'offerta sartoriale, quindi non lavoriamo con le grandissime quantità e quindi il progetto ha messo al centro il turista e il sito è stato costruito intorno al nostro target turista. Abbiamo cercato come secondo obiettivo di evolvere quella che era la nostra principale funzione storica, l'informazione turistica. Quindi siamo passati da un concetto di semplice informazione turistica alla creazione di itinerari e suggerimenti alla prenotazione. Questo per creare anche all'interno del sito un percorso circolare capace di portare anche all'integrazione dell'informazione turistica con la prenotazione, quindi con il comparto della promo commercializzazione, questo attraverso, come vedremo dopo, anche un'integrazione tecnologica di piattaforme e a nuove regole sottese al funzionamento del sito di dialogo con i privati per la raccolta di esperienze. Ultimo grande obiettivo che ci siamo dati all'inizio di questo percorso è stato quello di costruire un sito che non era solo uno strumento strategico capace di dialogare con il nostro territorio, con le istituzioni, con i privati, con la città e con tutta la provincia, ma anche di collocarsi in una rete regionale, in un sistema informativo di promo e commercializzazione, ovviamente in un'ottica, di dialogo continuo con le altre realtà e con la regione, in modo da costruire un tessuto non solo tecnologico, ma anche organizzativo capace di integrare un'offerta che sappiamo è un elemento assolutamente importante perché nella nostra concezione di turismo la collaborazione, la sinergia con i territori e l'attrattività si costruisce insieme. Questi sono i principali obiettivi, grazie dell'opportunità e lascio la parola a Paola. Grazie Giovanni. Dopo questa importante inquadratura, diciamo, degli obiettivi strategici generali dell'amministrazione che stanno dietro al portale, io volevo, ma molto sinteticamente, focalizzare l'attenzione su una fase che chiamiamo preliminare, ma è veramente fondamentale, che è la fase progettuale. Fase progettuale che voglio sottolineare importante anche nella metodologia di lavoro che ci è stata proposta e che noi abbiamo accolto e che è una metodologia di lavoro che ci è stata talmente utile e innovativa per noi che sicuramente utilizzeremo anche in futuro per altri progetti. Praticamente in questa fase preliminare che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un percorso, diciamo, di autoconsapevolezza insieme. Per identificare con chiarezza ciò che volevamo da questo portale e le finalità e dargli una salva. Sono state importanti le figure, le persone e i gruppi che infatti adesso io vi presento, cioè il team di progetto, perché è stato questa l'innovazione, cioè il fatto che gruppi portatori ciascuno di conoscenze, di esperienze professionali diverse, ha lavorato in maniera armonica e condivisa per arrivare appunto a un risultato. Quindi vediamo nel team di progetto, presento velocemente, ci sono tre realtà, c'è la realtà del Comune di Modena, quindi Giovanni Bertulli, il dirigente che abbiamo appena sentito, che avete appena sentito, ci sono io, funzionaria del servizio turismo e sono responsabile anche della redazione locale di Modena, perché appunto, come ci aveva anticipato Giovanni, Modena comunque come sito ufficiale di informazione turistica all'interno di un network più grande, che è quello del SITUR, del sistema
sistema turistico informativo regionale, che quindi deve seguire alcuni standard minimi obbligatori che danno l'idea con la finalità a chi naviga comunque nei siti di ufficiali di informazione turistica della regione Emilia Romagna di essere in un unico ambiente, siamo in un grande territorio. E sempre nel comune di Modena abbiamo lavorato e lavoriamo strettamente con i colleghi del servizio comunicazione, quindi il responsabile Claudio Forghieri, i suoi collaboratori, i colleghi Fabio Mirotti, Lavia Sedenari, i tecnici. Poi abbiamo l'altra parte, sempre del committente però nostra, diciamo, il Modena Tour e la DMC che è rappresentata e che gestisce il nostro ufficio informazioni turistiche, ma fa anche tutto un lavoro di appunto rapporto e di commercializzazione turistica. E Francesca Sofici, la responsabile, Roberta Zanna, un'operatrice e Laura Mastri. Poi abbiamo il gruppo di Rettardo, che sono i nostri angeli custodi, lo dobbiamo dire, i nostri istruttori, angeli custodi, collaboratori, Massimo Azzolini, Irene Capatti, che ci hanno appunto affiancato nella questa fase iniziale. Poi abbiamo Stefano Marchetti, Giulia Ghisini, Andrea Baglioni nella parte più strettamente di sviluppo poi del sito. E come vedete alcune figure ritornano sia nel team di progetto che in quello editoriale, perché ci giochiamo su varie parti. Abbiamo messo anche la nostra copywriter Stefania Fregni, perché ha già comunque collaborato in questa fase con la sua esperienza a orientare quelle che potevano essere le scelte della definizione progettuale dello schema generale del sito. Ecco, come ripeto e velocemente ripeto, ognuno di questi gruppi era portatore di conoscenze. E il Rettardo e lo staff, conoscenze dei metodi e degli strumenti per pianificare i prodotti e i servizi innovativi che dovevamo andare a costruire. Il nostro dirigente e ciò che rappresenta, che ci ricordava continuamente, diciamo, i limiti istituzionali, ma gli obiettivi strategici generali, e quindi era portatore la conoscenza di queste realtà che noi non potevamo avere. Da una parte io e altre collaboratrici che ci siamo sempre occupati dei siti, che siamo portatori di una conoscenza di che cosa l'utente cerca da un sito e soprattutto anche dei fornitori dei dati dei siti, di come ci si deve rapportare, di che cosa possiamo avere da loro. Poi abbiamo Francesca Sofici con il mondo dei tour operator e della DMC, cioè quindi che conosce il mercato e le strategie di commercializzazione, perché come ha detto Giovanni il nostro portale è un portale che porta in maniera innovativa la commercializzazione rispetto ai vecchi portali o al nostro vecchio portale, e quindi una conoscenza del mondo degli operatori turistici, delle dinamiche della ricerca e dell'acquisto della destinazione. Al centro tutti gli operatori dell'ufficio informazioni turistiche, e l'ho messo al centro perché sono il fulcro, in quanto loro sono i portatori della conoscenza delle richieste e delle esigenze del turista, e da lì in realtà noi siamo partiti. Eccoci qui al lavoro in un momento molto, molto bello, perché devo dire che è stato molto bello anche lavorare in questa maniera. Allora si poteva ancora lavorare in presenza ed è assolutamente imparagonabile la cosa. Quindi abbiamo fatto questi incontri, in questi incontri abbiamo appunto, in base alle diverse ricchezze, raccolto le informazioni sui vari fronti che ci interessavano per arrivare poi a definire quello che, come vedete, ci è stato chiaro da subito, cioè cosa volevamo? Volevamo un sito disegnato, progettato attorno all'utente. Siamo partiti da questa finalità. Quindi abbiamo definito gli obiettivi sulla base di questo concetto. Siamo andati a capire gli utenti e i bisogni sulla base appunto di metterli in prima evidenza, perché volevamo questo disegnato su di loro. Abbiamo quindi definito una strategia, poi siamo passati alla fase, diciamo, sono passati, perché a questo punto sono passati tutti i tecnici, eccetera, a sviluppare le soluzioni operative, quindi la fase tecnico-operativa, nonché nella fase finale ipotizzare anche nuove integrazioni di servizi.
Ecco, abbiamo identificato gli obiettivi di progetto. È bella questa slide perché vi facciamo vedere che abbiamo proprio usato un metodo di lavoro molto simpatico, ma veramente molto efficace. Ciascun gruppetto suddiviso veniva interpellato dai nostri angeli custodi tutor su via via ciò che era necessario, ognuno esprimeva la propria idea e poi si mettevano così, diciamo, insieme. Ecco un'altra fase che mi sembra carina da farvi vedere. Abbiamo quindi questo progetto, in questo percorso, individuato la cosa fondamentale alle persone, si target. Per il tempo, che non era tantissimo, non abbiamo potuto individuare tantissime, profilare tantissimo, però abbiamo, sulla base di scenari reali che erano i più importanti e che ci erano riportati dal nostro ufficio informazioni, abbiamo profilato due personas. Eccoci qua. Quindi, definiti gli ambiti di progetto, abbiamo cominciato a lavorare su due ambiti di progetto fondamentalmente. Uno, gli obiettivi, come avevo già detto, che li abbiamo però identificati in tre obiettivi primari, che prenotazioni, siti break e territorio, dopo vi dico che cosa in concreto, che cosa sono, e poi un altro ambito di progetto, quello di identificazione di quelli che secondo noi dovevano essere forniti dal portale i percorsi di scelta. Sulla base di ciò che il turista visitatore abbiamo per esperienza rilevato come si muoveva, insomma, sulla base del tempo, dell'interesse e delle attività. Quindi gli obiettivi che abbiamo visto primari, velocemente, prenotazioni, city break e territorio. Ecco, uno degli altri obiettivi, del terzo obiettivi che appunto sui quali abbiamo proprio veramente lavorato molto perché lo volevamo, era il fatto di poter veicolare all'interno del portale la prenotazione. Noi vogliamo che l'utente, il visitatore, il navigatore possa trovare all'interno del portale la possibilità di, se un'esperienza, un'attività, una realtà è interessata, di prenotare, di fare tutto quello che è possibile fino al momento della propria esperienza. Quindi questo ci ha comportato la necessità di, e ci comporta la necessità di un coordinamento continuo con i privati, con gli operatori, che poi queste esperienze che il navigatore vorrà o potrà prenotare devono formulare. L'altra cosa fondamentale che noi dal sito già vogliamo che sia presente è che in tutta questa fase, pur essendo autonoma, online la prenotazione, il navigatore possa fare riferimento e preferenzialmente anche si rivolga al nostro ufficio IAT, perché riteniamo il fattore umano e il rapporto con il navigatore o il visitatore fondamentale. Poi la terza caratteristica della prenotazione che dal portale deve emergere è che proporremo offerte su misura, e questo, in questo senso, chiaramente il ruolo dell'Ufficio Informazioni Turistiche è importante. L'altro obiettivo è di arrivare al superamento della, diciamo, attuale situazione del Modena come vissuta o ritenuta la tipica destinazione da gita fuori porta. Con il portale e con tutto l'organizzazione, noi vorremmo arrivare a praticamente incentivare i pernottamenti, facilitare al massimo appunto il navigatore e stimolarlo a rifermarsi a Modena. Altro obiettivo, valorizzare il territorio perché Modena e perché il portale noi lo vorremmo fare diventare il hub in un certo senso del territorio, perché dietro ci sta il concetto di valorizzazione di un brand che è Modena non solo la città, perché è Modena e il suo complesso. Modena, faccio un esempio banalissimo: Modena ha la Casa Museo Ferrari e a Maranello, a 10 km, abbiamo la Galleria Ferrari. È una complementarità, cioè Modena è fatta di offerte complementari con il territorio, per cui noi abbiamo voluto valorizzare il territorio. Passo velocemente, finiti gli obiettivi, al discorso che ci interessava nel portale.
identificare dei percorsi di scelta, perché abbiamo visto che il visitatore un po' si differenzia sulla base del percorso di scelta. Ci sono quelli che vogliono scegliere perché hanno un tempo, c'è chi sceglie perché viene perché ha un interesse, e c'è chi sceglie di venire a Modena perché ci sono delle attività o degli eventi, delle cose che interessano. Noi volevamo che il portale, appunto, desse questa opportunità, filtrasse in un certo senso i percorsi di scelta in questa maniera. Quindi abbiamo fatto in maniera che Visit Modena offrisse questa possibilità di visita di diversi temi, ovviamente anche trasversali, però in una chiave che poteva essere il weekend: ho un weekend a Modena, cosa faccio? Oppure ho un last minute, vengo una mezza giornata, che cosa mi proponete? Oppure vengo, ditemi quali sono le cose principali perché ho poco tempo. Mi interessa, come ho detto prima, volevamo anche che il portale potesse fornire al navigatore una navigazione per interesse. Se io sono interessata prevalentemente ai motori, per dire, io voglio che il portale mi curi particolarmente e mi dia informazioni dedicate ai motori. Io posso essere interessata alla cultura, allora voglio andare, voglio un portale che mi dice: a te, interessato alla cultura, ti faccio vedere questo. L'altro terzo punto di percorso di scelta è l'attività. Voglio anche un portale, mi dice il turista, che mi dica che cosa posso venire a fare a Modena. Posso venire perché avete un evento bello, posso venire perché avete degli eventi correlati, quindi anche un focus praticamente sugli eventi che permetta di motivare un'escursione o una visita a Modena sul fatto che c'è qualcosa da fare anche. Ci siamo quindi a questo punto focalizzati sui contenuti. In questo senso, in questa ottica, praticamente noi partivamo da un vecchio Visit Modena che aveva una vastissima quantità di contenuti che a questo punto dovevamo riorganizzare secondo questi nuovi obiettivi che ci eravamo dati e delle linee di definizione delle tipologie delle personas che avevamo individuato. Quindi dovevamo, ai contenuti, riorganizzarli secondo praticamente quali erano, come dovevano essere, cosa dovevano originare. Abbiamo identificato tre grandi macroforme. Allora, i documenti, cioè tutti quei contenuti che dovevano riportare informazioni storiche, artistiche, territoriali, eccetera, e che dovevano essere di un certo tipo, autorevoli, verificate. Storie, cioè tutto quello che comunque aveva l'obiettivo di emozionare, ispirare, attrarre, creare impatto, quindi storie ed esperienze, altra tipologia di contenuto. Poi le informazioni più classiche, puntuali, precise e dettagliate per pianificare un viaggio. Abbiamo infine definiti questi contenuti e provato a immaginare su quali piani d'appoggio si potevano mettere, nel senso che per ogni qualità e diverso contenuto chiaramente andava ideata una struttura che supportasse e che meglio interpretasse e trasmettesse questo contenuto. Quindi abbiamo visto che per certi contenuti erano necessarie schede descrittive, per altri contenuti racconti, per altri contenuti era importante come proponevamo gli eventi. Per altri contenuti, un weekend, un itinerario, era più interessante una landing page, per la visita a un museo, cose classiche, delle schede tematiche. Quindi siamo arrivati finalmente a riformulare un'architettura informativa, quindi la nuova alberatura del sito, con la ricollocazione dei contenuti attuali e il ripescaggio di quelli vecchi, ma chiaramente la struttura, la categorizzazione, la tassonomia cambiava completamente. La nuova alberatura del sito l'abbiamo proposta come un mega menu con delle voci principali dei primi due o tre livelli, poi via via scendere fino ad arrivare alle pagine foglia delle schede. Questo, diciamo, è lo schemino
essenziale da cui siamo partiti e siamo arrivati a questa che è l'home page, che vedete che ripropone un po' quella cosa lì, quindi un mega menu, ispirami, scopri Modena, esperienze, pianifica il viaggio, eventi, da cui partiamo, arriviamo al secondo livello, per esempio il scopri Modena, diciamo esploso, secondo livello, tutte le varie voci, arte e cultura, terra motori, terra sapori, eccetera. Fino ad arrivare, adesso qui io vi ho fatto vedere soltanto praticamente la prima parte, ma magari Francesca vi farà vedere qualcosa di più, il terzo livello dove si entra dentro proprio nel dettaglio della pagina arte e cultura. Quindi fase diciamo intermedia, dopo aver fatto la tassonomia, abbiamo praticamente progettato anche tutte le correlazioni, quindi i tag, i marcatori che permettono di mettere anche in collegamento tutte le varie pagine e le varie sezioni. A questo punto, velocemente, ogni sezione, ogni tipologia di pagina ci siamo concentrate su che cosa doveva contenere. Quindi, esempio, la home di un tema doveva essere composta con gli elementi più importanti del tema, quelli che noi magari chiameremo, dopo vi faccio vedere le meraviglie, cioè tre cose fondamentali su cui cade l'occhio immediatamente, le cose in evidenza. Gli itinerari legati a quel tema, le esperienze prenotabili su quel tema, poi la mappa dei principali luoghi, interessi del tema e collegati, e poi gli eventi che magari potevano essere collegati con questo. Ecco qua, per esempio, appunto un esempio di come poi abbiamo realizzato, vedete le nostre meraviglie, cioè quindi gli eventi, le cose in evidenza. Questo è in una stessa pagina, non sono riuscita a metterla per farvi vedere che quali sono stati i blocchi, diciamo, di contenuti in una tipologia tema. Itinerari percorsi, poi specifica, andiamo più nel dettaglio, tutti i luoghi da scoprire sempre su quel tema e gli eventi. Bene. Così come adesso velocemente, poi finisco perché se no, per ogni diciamo tipologia di scheda, di sezione, di tema siamo andati a identificare che cosa ci doveva essere dentro. Questa era la scheda di un tema generale, quindi luoghi, i percorsi che si potevano fare, ovviamente un testo descrittivo, tutto ciò che i media potevano essere caricati, video, immagini, caroselli di immagini. Se c'era un pacchetto prenotabile, ed è quello su cui noi puntiamo molto, è essere inserito in quel maniera, insomma una call to action in ogni scheda possibilmente, e poi chiaramente la georeferenziazione nella mappa e nei servizi. Questo non vi faccio vedere tutte perché le sezioni sono tantissime, c'è la sezione delle esperienze, gli itinerari, gli eventi, per ciascuno, quindi abbiamo identificato cosa c'era dentro, un racconto, una storia, un'esperienza. Questo vi faccio vedere così una preview perché è carino come veniva fuori, cioè alla fine come risultato, e poi alla fine informazioni e contatti. Quindi diciamo che questo è stato il nostro percorso progettuale. A questo punto do la parola a Francesca, perché come tutte le idee, come in tutte le opere d'arte, c'è l'idea, c'è la grande idea nell'artista e poi c'è la lotta con la materia, cioè c'è quello che secondo me Francesca vi farà vedere, che poi la realizzazione dà appunto questa grande intuizione all'opera d'arte. Grazie Paola. Sì, io cercherò di farvi capire con poche parole, anche se in verità c'è dietro un mondo, quello che è successo dal 23 giugno al 31 gennaio, cioè da quando abbiamo ricevuto in mano l'ambiente di staging a quando siamo andati online. 222 giorni. 222 giorni di creatività, passione, divertimento, qualche volta qualche panico anche, perché in effetti
Paola ricorderà benissimo il giorno in cui ci hanno mandato la mitica email con l'indirizzo per accedere appunto all'ambiente di prova, all'ambiente di costruzione, abbiamo realizzato che non avremmo ricevuto un sito fatto e finito come magari capita spesso, ma abbiamo ricevuto effettivamente uno strumento, una scatola praticamente a quel punto quasi vuota perché era solamente impostata, erano impostate le parti principali, le schede diciamo del menu, ma non tutto quello che c'era dietro, e abbiamo dovuto capire come interagire con questo grande strumento che era appunto Plone con l'editor volto. E l'impatto è stato abbastanza pietrificante perché non ci eravamo mai trovati di fronte a una situazione come questa. E ci è voluto qualche giorno per prendere anche il coraggio di cominciare a interagire, avevamo paura di romperlo, cioè nel senso, oddio, cosa facciamo adesso? Invece poi ci siamo resi conto veramente dopo pochissimo, anche grazie poi alla formazione, di quanto fosse intuitivo. E infatti molte cose in effetti noi le abbiamo capite poi anche semplicemente vivendo il sito e facendolo, semplicemente clicchi la pennina azzurra e magicamente puoi modificare il sito, puoi aggiungere un'immagine, puoi aggiungere, adesso sto modificando l'home page in diretta, puoi aggiungere un testo, creare un elenco, aggiungere un video e immediatamente lo vedi apparire. Quindi questa immediatezza ci ha veramente consentito di in poco tempo creare il grosso del sito. Pensate che prima avevamo lavorato, in precedenza, prima di andare online con l'ambiente di staging, a praticamente ricreare l'alberatura su Excel scheda per scheda. Abbiamo lavorato mesi su questa parte, che è stata molto importante perché ci ha consentito poi di creare il sito con... tenendo ben presente le strategie che Paola vi ha raccontato, quindi non siamo andati avanti in base a come ci sentiamo al mattino, ma abbiamo seguito un percorso. Per ogni scheda che abbiamo migrato dal vecchio sito, perché una parte del sito ha acquisito le schede in parte di quello precedente, perché molte le abbiamo poi ripulite, eliminate, quindi mentre una parte del team lavorava sulla costruzione delle pagine nuove e sulla costruzione dell'architettura del sito dal punto di vista pratico, l'altra parte del team apriva ogni singola scheda migrata per ricontrollarla, aggiornarla, verificare che tutto fosse a posto, perché una delle strategie che ci siamo dati era quella di mantenere sempre una grande autorevolezza dei contenuti, quindi abbiamo dato moltissima importanza, oltre alla parte, diciamo, grafica, emozionale del sito, anche ai suoi contenuti. E come tutte le cose, non è stato facile perché ci siamo tutti i giorni confrontati con piccole problematiche che non capivamo, dei bug, perché comunque questo è un sistema in evoluzione su cui lavora la community, come sapete, quindi non è sempre tutto liscio, ma devo dire che RedTurtle ci ha messo a disposizione uno strumento che state vedendo in questo momento, lo chiamiamo Notifier, noi non sappiamo se è il nome giusto, per aprire dei ticket, e quindi per ogni domanda, per ogni problema, abbiamo tenuto ordinate le comunicazioni, parliamo di centinaia di comunicazioni, centinaia di conversazioni su tantissimi argomenti, e in tutti questi mesi tutto quindi il processo di avvicinamento alla conclusione della messa online è stato molto ordinato. E quindi dalla fase di progettazione, quando abbiamo visto il sito appunto in bianco e nero nell'ambiente di preparazione, quindi su come non potevamo interagire, ci siamo poi trovati in mano questo potentissimo strumento che adesso ci consente, come dicevo prima, un aggiornamento pressoché immediato. Cioè noi troviamo una bella foto da qualche parte, andiamo a fare un'escursione, noi stessi siamo ispirati, tac, la mettiamo su, e il turista proprio vive questa navigazione in cui lui è il centro, ma devo dire che anche noi siamo al centro con lui, siamo al centro insieme al turista, perché riusciamo proprio a dialogare con lui dalla sua posizione. E oltretutto, come dicevamo, il sito, oltre ad avere una piattaforma molto potente in se stessa, è anche dialoga con altre piattaforme, ad esempio con quella che noi utilizziamo per le prenotazioni e che viene appunto integrata con un sistema regionale, con la rete di Emilia-Romagna Turismo e Emilia-Romagna Welcome. E quindi il turista, semplicemente arrivando alla parte che vuole prenotare un'esperienza, la seleziona e prenota, e in 2 secondi, come diciamo prima, può arrivare alla conclusione del percorso. Questo grazie appunto al fatto che il sistema accoglie la possibilità di fare degli embed, delle integrazioni con altre piattaforme, e anche con la live chat, che è il sistema con cui noi poi tutti i giorni dialoghiamo. Appena il turista arriva sul sito, possiamo dialogare con lui. Questo è un po' quello che, insomma, volevo trasmettervi, cioè che il fatto che il sistema è forte, assolutamente. E, ci vuole dietro però una grande organizzazione, bisogna avere ben presenti le proprie risorse, come diceva all'inizio Giovanni, il fatto che noi abbiamo fatto i conti anche con quello che potevamo mettere a disposizione in termini di persone e di nostre competenze.
E alla fine la cosa è finita bene. Poi andate a visitarlo, perché da una presentazione non si capisce, ma solamente andandoci sopra e lasciandovi un po' travolgere dalle nostre ispirazioni riuscirete a cogliere l'anima, insomma. Ho finito. Bene, grazie, grazie Paola, grazie a Francesca e grazie anche a chi ha prestato attenzione a questo nostro intervento. In conclusione, due considerazioni, non banali, ve lo assicuro. La prima è che non ci siamo preparati, cioè non abbiamo dialogato, cioè quindi quello che è emerso in maniera spontanea. E quindi forse questo è il valore un po' più importante, adesso di là quello che abbiamo detto, i nostri risultati, perché non è stato un intervento preparato, è quello che abbiamo detto, è quello che crediamo. E la seconda, anche un ringraziamento alle condizioni organizzative esterne, quindi anche all'amministrazione che ci ha permesso di poter lavorare in serenità con risorse e anche un po' di budget, e non è una condizione indifferente, cioè poter concentrarsi, avere anche il tempo per poter sviluppare e portare creatività propria è un elemento assolutamente importante, quindi anche grazie alla nostra amministrazione che ci ha permesso questo, e grazie a tutti.